Onorevole Alfano, allora arriviamo all'autore di La prima politica è vivere, Maurizio Lupi, che ha avuto molti spunti, visto che segnava repliche dagli autorevoli relatori che hanno presentato il suo libro. Allora io gli do naturalmente campo aperto per commentare tutto quello che abbiamo detto. Lo spunto da cui partire, se vuole, può essere se la teoria e la pratica si mettono insieme con la disciplina, anche nella politica. Prego. Beh, innanzitutto io devo ringraziare tutti voi che siete qui oggi e mi dimostrate amicizia ed affetto, e quindi che credo che sia una cosa strana nella percezione che dall'esterno si ha della politica o di questo palazzo, di questa istituzione. Invece quello che io ho imparato e ho preso vivendo qui, prima da semplice parlamentare e poi anche con una responsabilità che mi ha fatto apprezzare molto il valore delle istituzioni come vicepresidente della Camera, è che anche nelle istituzioni, anzi prima ancora che nella società, le istituzioni sono lo specchio della società, non solo ci può essere una buona politica, ma ci può essere un rispetto per l'altro, per l'impegno che l'altro pone, che diventa esempio per tutti. Questo per me è stata la grande scoperta, ovviamente, di questi anni. Possono nascere amicizie, possono nascere contese, anche dure, ma che portano ad approfondire quello in cui si crede, la ragione per cui ognuno di noi ha deciso per un pezzetto della propria vita di dare il proprio tempo al servizio del proprio paese, del bene comune, ognuno lo chiami come la sua tradizione, la sua storia piace chiamarlo. Io quindi voglio ringraziare voi, voglio anche spiegare e ringraziare perché ho invitato alla presentazione di questo libro, che è più che un libro, un racconto, una testimonianza, alle persone che sono qui attorno al tavolo, perché come sempre nella vita nulla può essere formale e nulla può essere a caso. Innanzitutto ho invitato Floris, non perché mi invita come qualche malevolo mio collega dice a sempre alle trasmissioni di Ballarò, io, a me non piace, come sapete, andare in televisione e farmi vedere, e a proposito di ironia, vabbè, non mi verrebbero un po' di battute, mi fermo, sono un ragazzo molto timido e sono un giovane volto della politica, ovviamente, sempre quarantenne, e semplicemente perché è stato proprio da una trasmissione, oltre che da un rapporto anche lì che è nato in questi anni, da una trasmissione di Ballarò e di Floris che è nato lo spunto di questo libro, ma innanzitutto una provocazione, perché credo, come dice il Presidente Casini, che ognuno di noi deve avere la capacità e il coraggio di rimettersi in discussione sempre, non perché non abbia certezze, ma perché la propria certezza si approfondisce solo se continuamente uno, rispetto a quello che accade nella propria realtà e nella propria vita, si domanda come quella certezza possa essere vera, come possa essere approfondita, come possa essere anche modificata rispetto alla strada che si ha da percorrere. E allora, a proposito della moralità, del caso Ruby, eccetera, ci fu un epico scontro in quella trasmissione e dopo quella trasmissione molti mi fecero domande, email, mi criticarono, eccetera, dice ma uno come te perché vale la pena oggi ancora impegnarsi in politica? Qual è la ragione per cui difendi Berlusconi? Ma tu sei cattolico, sei bravo, salvati. Io credo che rispetto a quello, come credo rispetto a tutti noi, uno possa, quando riceviamo tutte le critiche sulla casta, sulla politica, avere due atteggiamenti. Il primo, che è profondamente sbagliato, che è quello di porsi arroccato nel fortino e difendersi. Il secondo è quello di rimettersi in discussione e di non difendersi, ma di testimoniare perché ne vale la pena. Perché ne vale la pena? Perché qui ci sono parlamentari, colleghi, che pur militando in banchi diversi, testimoniano che vale la pena fare quella buona politica di cui parlava Bersani. Apro e chiudo una parentesi, io sono rimasto molto colpito e devo ringraziare tutti i colleghi, ma in particolare Fabrizio Cicchitto e il Presidente Casini, perché abbiamo avuto una testimonianza fisica di questo che sto dicendo a proposito di esperienze quando abbiamo commemorato l'altro giorno un amico che certamente sarebbe stato qui, perché con me ha fatto un pezzo di questa strada, ha partecipato a tutte le cose che abbiamo messo insieme, Pietro Franzoso.
E lì è stato proprio evidente a tutti quello che qui sto dicendo. Poi ovviamente Angelino Alfano non è una delle amicizie più care che ho e che ho incontrato qui in Parlamento, e quindi non approfondisco la ragione per cui l'ho invitato, e non voglio non rispondere alle domande che sono state poste, ma proprio perché essendo il segretario nazionale del mio partito, e siamo un partito, ha dettato la linea e quindi io mi adeguo. Posso solo fare una battuta che le vie del Signore sono infinite e quindi ovviamente rispetto alle decisioni che prenderemo ci illuminerà il Signore. Può dirci quanto le costa adeguarsi alla linea del Fan? Assolutamente niente, è la cosa più semplice. Per quanto riguarda gli amici che poi hanno accettato, Pierluigi Borsani è stata una, ci conoscevamo prima del Parlamento, lui era stato un amico che frequentava sempre il meeting di Rimini e l'ho incontrato nel 2001, è stato una delle persone con cui abbiamo fondato l'intergruppo parlamentare per la sussidiarietà, che ha avuto uno spunto molto semplice. Era il motivo per cui quegli anni erano, purtroppo se lo ricorda sia Pier Ferdinando Casini che Gianfranco Fini, ancora purtroppo anni duri dello scontro tra maggioranza e opposizione della politica. E io non riuscivo a percepire perché con alcuni amici ci vedevamo al meeting di Rimini piuttosto che da altre parti, discutevamo anche animosamente, non è che la pensavamo in maniera uguale, ma ci stimavamo e condividevamo un'idea della politica che è al servizio del bene comune, che fa della sussidiarietà, cioè della centralità della persona, il punto di partenza del proprio impegno, e poi lì dovevamo invece rappresentare il teatrino della politica. E allora abbiamo iniziato, è nato l'intergruppo, poi ognuno ha fatto giustamente le sue strade, si assume le sue responsabilità. Pier Ferdinando Casini e Gianfranco Fini sono il primo presidente della Camera che io ho avuto, oltre che un amico carissimo, e Gianfranco ovviamente l'attuale presidente della Camera con cui ho avuto proprio il piacere di vivere l'avventura nelle istituzioni di questi anni. Allora, io voglio solo dire due semplici cose che mi interessano proprio perché ho accettato questa sfida di rispondere alla domanda se ne vale la pena, quindi il mio libro vuole essere semplicemente un racconto e una testimonianza, una provocazione a me stesso e a tutti coloro che mi incontrano o che possono comprarlo o leggerlo. La prima cosa, molti mi hanno chiesto perché la prima politica è vivere, Bersani Pierluigi ha appunto detto, dato la sua reazione. Io lo dico in questo modo semplice perché è l'inizio del libro ed è una delle cose che più mi aveva colpito quando facevo l'università. E eravamo in università, giovani studenti universitari, in università cattolica, proprio mossi dopo l'incontro con Don Luigi Giussani dall'impegno ad essere protagonisti della nostra vita, uscì un libretto allora sconosciuto a tutti. L'autore era un certo Havel, dissidente nella Cecoslovacchia comunista, poi diventato presidente di quella repubblica, e il titolo di quel libretto si chiamava in una maniera affascinante, Il potere dei senza potere, e raccontava quel libretto una brevissima storia da cui io parto per dire appunto come rispondo a quelle domande, di un fruttivendolo che vendeva frutta e verdura nel suo negozio, nella Praga del regime comunista duro di allora. E vendendo ovviamente questa frutta e verdura c'era l'etichetta che diceva quanto costava la frutta e la verdura, ma il regime imponeva, dopo il prezzo, imponeva una scritta su tutti i prezzi esposti: proletari di tutto il mondo unitevi. Havel dice che a un certo punto quel fruttivendolo e sua moglie decisero di fare un gesto semplicissimo, apparentemente innocuo e inutile. Continuare a vendere frutta e verdura, continuare a scrivere il prezzo, ma togliere quella frase, proletari di tutto il mondo unitevi. Havel dice che quella famiglia da quel momento è diventato il nemico pubblico numero uno del regime comunista di allora. Che cosa era successo? Non avevano fatto un proclama politico, non avevano messo nessun progetto di ribaltare il regime comunista, ma avevano semplicemente deciso di essere ognuno di loro protagonisti della propria vita e di voler giocare nella propria condizione quello in cui credevano, la propria condizione umana, la propria responsabilità e libertà. Quel gesto, togliere quella scritta, dice Havel, il potere dei senza potere, è valso più
di qualsiasi altro gesto o programma della dissidenza allora contro il regime comunista. La prima politica è vivere vuol dire che prima ancora di aspettarsi, su questo ragione Bersani, dalla politica la salvezza, ognuno di noi nella propria vita può essere protagonista. Può essere protagonista perché la realtà è positiva e ognuno di noi può essere protagonista e quel semplice gesto cambia ovviamente la vita di ognuno e può anche cambiare banalmente un regime, può iniziare a minare dalle fondamenta un regime. E vado verso la conclusione, la seconda questione che voglio affrontare è il tema del ponte che ha detto Gianfranco, perché io sono convinto, ed è l'esperienza che continuo a fare, che per fare ponte bisogna avere delle fondamenta solide, dei pilastri solidi. Senza i pilastri i ponti non reggono, non reggono. Noi viviamo innanzitutto, e lo dico anche all'amico Floris, in una società e anche in un contesto culturale mediatico dove il punto è sempre non la riflessione, ogni tanto si riesce a riflettere, ma è sempre lo scontro. E rischiamo di non giudicare quello che accade, di non capire qual è il vero problema della società che stiamo vivendo. Il primo grande problema della società attuale che stiamo vivendo, che è anche alla radice della crisi economica che stiamo vivendo, è la crisi morale, la crisi umana, la debolezza dell'identità delle persone. Quei fondamenti, quei pilastri sono le identità che ognuno di noi ha, che non si possono eliminare. Questo è l'errore che forse in questa seconda repubblica e che per cui poi si è messo l'amico nemico, non si possono eliminare, non si può prescindere da quello in cui ognuno di noi crede, la propria storia, la propria identità. Per dialogare c'è bisogno di essere coscienti e di approfondire ciò che si è e allora si scopre che l'altro è una ricchezza, è anche un avversario, ci mancherebbe altro, cioè, ma io e Pierluigi Bersani, ricordo con Realacci in Commissione Ambiente, sulla legge obiettiva, cioè noi la pensiamo, decliniamo diversamente la nostra identità, il nostro modo di rispondere concretamente, perché poi la politica viene giudicata su questo, ai problemi che abbiamo partendo da ciò in cui crediamo. E ci confronteremo e ci arricchiremo e verremo rimessi in discussione, perché la democrazia si fonda solo sul principio che l'altro è una ricchezza, altrimenti non può esistere democrazia. Ecco, io credo che attraverso non una teoria, ma spero attraverso semplici racconti, ho testato con i miei figli l'unica possibilità che c'era, che se era troppo lungo non lo leggevano, si annoiavano e io credo che sia sempre un buon test e quindi alla fine mi sembra che possa aver assolto a questo compito. Concludo dicendo la frase che sempre Don Giussani ci diceva, anche secondo me molto attuale per leggere la situazione attuale, per respirare, per giudicare i nostri comportamenti, anche politici, qui Angelino appunto ha detto mettere il bene comune prima del bene di parte, ed è il metodo con cui affrontare la vita a ognuno di noi. Don Giussani, eravamo ragazzi, ci prendeva e ci diceva una frase che io ripeto spesso, che è stata poi uno dei primi premi Nobel per la medicina, Alexis Carrel. Diceva, molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore, molta osservazione e poco ragionamento conducono alla verità. Bisogna essere realisti nella vita, bisogna essere realisti se si vuole bene alla propria vita e al proprio compito, anche svolgendo il proprio compito, e quando si fa politica si deve anticipare il bene comune al bene particolare. Grazie di tutto. Grazie a tutti.